Buonasera a tutti e benvenuti sul mio canale. Dopo aver provato il tablet NextPaper 11, vi porto la recensione del TCL 40 NextPaper, nuovo smartphone che si distingue per la presenza di un innovativo display progettato per ridurre l'affaticamento degli occhi ed è in grado di offrire un'esperienza visiva simile a quella della carta. Prima di andare avanti, vi dico come sempre di iscrivervi al canale e attivare la campanellina per restare sempre aggiornati sui miei video. Ne approfitto per salutare gli amici Telegram di Malati di Smartphone. All'interno della confezione troviamo, oltre al nostro smartphone, i classici libretti, cavo di ricarica USB-C, e un caricabatterie con attacco tipo C da 33 watt. Non abbiamo nessuna cover all'interno. TCL 40 NextPaper è uno smartphone che si colloca nella fascia medio-bassa. Si presenta con un design moderno e curato ed ha una buona qualità costruttiva. È realizzato interamente in policarbonato. I bordi sono squadrati e si tiene bene tra le mani. Il retro ha una trama opaca che non trattiene le impronte. Il modulo fotocamera sporge abbastanza e se posizionato su superficie piana tende a traballare. TCL 40 NextPaper è disponibile nella colorazione black, una blu e questa white, con bellissimi giochi di luce. Purtroppo non abbiamo nessuna certificazione per resistenza ad acqua e polvere. Le dimensioni sono abbastanza generose. Parliamo di 168,2 x 75,3 x 7,9 mm spessore per un peso di 195 grammi. Analizzando bene lo smartphone troviamo nella parte destra bilanciere volume e tasto di accensione e spegnimento che integra il sensore delle impronte digitali, che è preciso ma non velocissimo. Nella parte sinistra abbiamo lo slot che può ospitare due nano SIM più la micro SD. Nella parte inferiore abbiamo jack da 3,5 mm, primo microfono, porta di tipo C, primo topante di sistema che è stereo. Nella parte superiore abbiamo secondo microfono, il secondo speaker fuoriesce dalla capsula auricolare. Sul retro abbiamo il modulo della fotocamera. Parlando dei display, diciamo che il punto forte di questo TCL 40 NextPaper, parliamo di un pannello IPS opaco da 6,78 pollici diagonale, con risoluzione Full HD Plus di 1080x2460 pixel. Abbiamo un refresh rate che arriva fino a 90 Hz, la luminosità massima è di 450 nits, non elevata, ma grazie a questo tipo di display opaco non avete problemi all'aperto, specialmente attivando la modalità NextPaper. Nel complesso è un buon pannello, con buoni colori e sufficienti angoli di visione. Ora vi parlo della modalità NextPaper, attivabile nelle impostazioni ed è disponibile in due varianti. Ora vi mostro quella a carta colorata, con questo bellissimo effetto. E poi abbiamo quella ad inchiostro, in colore bianco-nero. Questa modalità è dedicata alla lettura dei testi ed è in grado di offrire un'esperienza visiva simile a quella di uno schermo e ink. Se il lato display è stato fatto un passo in avanti, lato hardware TCL ha fatto dei passi indietro nel processore e sinceramente a fine 2023 non capisco il perché. Abbiamo un processore MediaTek Helio G88, octa-core 2 GHz, anche se è preferito un G99. Il tutto è fiancato da una GPU ARM Mali G52. Abbiamo 8 GB di RAM più altri 8 GB di RAM virtuale per un totale di 16 GB.
Abbiamo la memoria interna che è da ben 256 GB, espandibile tramite microSD fino a 1 TB. Parlando invece di connettività, abbiamo il supporto al Dual SIM 4G LTE, abbiamo il Wi-Fi AC, Bluetooth 5.1, presente anche il chip NFC per i pagamenti, presenti i vari GPS, presente anche il jack audio e l'audio stereo di buona qualità e potenza. Parlando invece di batteria, TCL40 Next Paper monta una 5.010 mAh che garantisce quasi 2 giorni con utilizzo medio. Abbiamo poi la ricarica rapida a 33 W e non è presente la ricarica wireless. Il reparto fotografico di questo TCL40 Next Paper è composto da 3 sensori posteriori. La principale è una 50 megapixel. Abbiamo una grandangolare da soli 5 megapixel e un inutile 2 megapixel per le macro. La frontale per i selfie invece è una 32 megapixel. Con buona luce la fotocamera principale riesce a scattare delle belle foto. Bene i colori e buona la gamma dinamica e l'HDR. Buona anche la messa a fuoco e la velocità di scatto. Insufficiente invece la fotocamera grandangolare per colpa della bassa risoluzione. Ottima invece la fotocamera frontale per i selfie. I video invece si registrano fino a 1080p a 30 fps con una buona messa a fuoco e una leggera stabilizzazione. Nel complesso è un reparto fotografico non brillante, ma la fotocamera principale si comporta abbastanza bene. Parlando invece di software, TCL40 Next Paper arriva sul mercato con Android 13 e le patch aggiornate ad ottobre 2023. Parliamo di un Android stock con una piccola personalizzazione da parte di TCL. Il software ovviamente non è veloce e fluido per colpa del processore che fa da cono di bottiglia. Abbiamo le classiche gesture, modalità scura, le classiche app di Google, modalità gaming. Abbiamo un programma per la scrittura con una penna dedicata o vanno bene anche quelle compatibili. Abbiamo la modalità Next Paper a colori bianco e nero e abbiamo anche la modalità Next Vision che migliora e personalizza i colori e la visibilità del display. Nel complesso riuscirete senza problemi a gestire tutte le app disponibili e anche un po' di gaming leggero. Lato aggiornamenti c'è sempre un punto interrogativo, però da quando è in mio possesso ho già ricevuto 2 aggiornamenti di patch e miglioramenti. Parlando invece del prezzo, TCL40 Next Paper si trova su Amazon ad un prezzo che oscilla intorno alle 189 euro. Vi lascio il link d'acquisto qui sotto in descrizione. Per concludere, TCL40 Next Paper è uno smartphone particolare e interessante. Il display è innovativo ed è perfetto per la lettura, mentre il processore è poco prestante e stona con un hardware abbastanza completo e funzionale. Come punto forte direi display e qualità costruttiva. Come punto debole direi il processore e le fotocamere secondarie sottotono. Quindi consiglio questo TCL40 Next Paper, sì, se cercate uno smartphone che vi faccia da ebook reader, se cercate prestazioni e volete giocare, meglio puntare su altro. Per oggi è tutto,
Ricordo come sempre di iscrivervi al canale e se il video vi è piaciuto lasciate un bel like per supportarlo. Per qualsiasi info scrivete pure nei commenti. Ciao e alla prossima!